Ciao a tutti! Ciao! Siamo i due autori del libro che vedete in sovraimpressione, è Blue Sky e il risveglio della magia pura. Il mio pseudonimo è Joe Commoner. Mentre invece il mio è Grace Commoner. E ne approfittiamo, visto che siamo in apertura del video, per ringraziare la Gilda dei Lettori che ci ha permesso di parlare un po' di noi, un po' del libro, grazie a questo piccolo video. Allora, intanto parliamo un attimino di noi. Io ho esordito, sempre con lo stesso pseudonimo, Joe Commoner, nel 2005. Con il primo libro, Blue Sky, l'inganno del mondo dell'apparenza, questo è il sequel di questo primo libro. L'idea di scrivere questo libro è nata dopo una mia esperienza missionaria in Tanzania. Infatti, proventi del primo libro, ma anche di questo libro, andranno proprio per questa missione. Per me invece è la prima volta come scrittrice, però si può dire che ho sempre avuto una passione sia per la lettura dei libri fantasy, sia soprattutto per la scrittura. Difatti scrivevo piccoli racconti. Un giorno, mentre parlavamo del suo vecchio libro, visto che avevamo questa passione in comune, abbiamo avuto l'idea di rivederci insieme, di prendere quelli che erano vecchi appunti, vecchi quasi 13 anni su per giù, e rivedere per cercare un po' di estrapolare una nuova storia, storia che alla fine ha avuto un lieto fine, per fortuna, perché è diventato il libro che adesso vedete. Il libro si colloca all'inizio dell'anno scolastico successivo rispetto al primo e il focus è su Metello, su questo ragazzo che vedete qua nella copertina, che è un po' buffo, un po' preso in giro soprattutto dal bulletto della scuola, Marcus. Un bel giorno decide di andare da solo così a meditare, a pensare su tutto quello che ha subito e si reca nel suo luogo preferito che è un laghetto all'interno del parco comunale. E qui vede un bellissimo cigno bianco cercando di fotografarlo, ahimè, cade all'interno del lago e si ritrova all'interno di questo mondo dell'apparenza. All'interno di questo mondo, per caso partecipa a un torneo, il torneo dei campioni, dove alla fine gli viene data una mappa con dei segni che indicano dei mostri da sconfiggere. Questi mostri porteranno degli elementi che saranno fondamentali per poter far scaturire quello che è la magia pura, la magia più potente di tutti i tempi. Quindi nel libro si vedrà se Metello riuscirà a fare scaturire questa magia e soprattutto la cosa interessante è cosa farà al ritorno quando rincontrerà Marcus dopo il percorso che ha fatto in questo fantastico mondo. Ovviamente in questa bella storia ne abbiamo approfittato per inserire anche dei temi che noi reputavamo molto importanti, in particolare ne abbiamo tre. Il primo tema riguarda la fiducia in se stessi. Come abbiamo detto, Metello è un ragazzo molto timido perché è sempre preso di mira, quindi il suo essere goffo e impacciato in realtà fa sì che lui non abbia proprio tutta questa stima di se stesso. Però durante questo viaggio sicuramente ne approfitterà per conoscere anche se stesso, non solo il meraviglioso mondo che si sta trovando a esplorare. Ovviamente il viaggio per lui non potrà compiere da solo e quindi qui viene in gioco il tema dell'amicizia. Nuove creature, creature buffe, curiose e bizzarre, lo accompagneranno man mano e con il loro modo un po' di vedere le cose, con la loro simpatia, anche un po' con la loro presenza talvolta pacifica, talvolta terrificante, lo aiuteranno in qualche modo. Terzo tema fondamentale per noi è il bullismo. Bullismo che vediamo soprattutto nei primi capitoli in un contesto che è molto familiare come la scuola e tema che poi sembra in qualche modo svanire, ma in realtà per un lettore attento comprenderà bene dove questo argomento finirà alla fine, come finirà e soprattutto per, pensiamo, le scuole, quindi soprattutto le elementari e le medie, potrebbe essere la lettura di questo libro un buon spunto di riflessioni o di dialogo comunque per affrontare anche il tema del bullismo che è comunque un tema molto attuale. E abbiamo anche aperto una pagina Facebook che si chiama Blue Sky, l'inganno del mondo dell'apparenza, il titolo del primo libro, per poter interagire con i lettori e per darvi tutte le news riguardo al libro, riguardo le varie presentazioni, in particolare l'imminente presentazione che ci sarà tra breve, con l'invito soprattutto agli insegnanti appunto di adottarlo come testo di narrativa perché è molto indicato, molto indirizzato ai giovani. E se nell'attesa vi ha incuriosito questo libro e volete saperne un po' di più, abbiamo anche realizzato un piccolo book trailer che potrete sicuramente reperire su YouTube. Ha lo
lo stesso titolo del libro, ovvero Blue Sky e il risveglio della magia pura, e tramite una scelta di immagini, video molto suggestivi, abbiamo incorporato degli stralci dai primi capitoli del libro. Quindi potrebbe essere una buona occasione per iniziare a vedere la struttura del libro, magari anche appassionare della storia o simpatizzare con il protagonista. Quindi vi aspettiamo prossimamente per la presentazione e rimarchiamo il fatto ovviamente che potrebbe essere un bel regalo per questo imminente Natale, e soprattutto adottarlo nelle scuole è una cosa molto importante che servirà sicuramente ai nostri giovani. Detto questo, pensiamo che sia opportuno chiudere il video con una delle frasi che è molto celebre del drago Blue Sky, molto saggio, il quale dice che il viaggio non è la fine, ma il fine. Detto questo, vi salutiamo